Partita eccezionalmente spostata in lunedì sera, visto che nella giornata di ieri il palazzetto è stato occupato da gare di danza sportiva. Quindi sfida del lunedì, un posticipo, se così vogliamo chiamarlo, quello di stasera, visto che tutta il resto della giornata ha giocato ieri pomeriggio, sappiamo anche i risultati qui alla mano. Quest'oggi l'Acropoli deve tornare a vincere dopo la sconfitta, quella di domenica scorso sul campo di San Severo per 92-72. L'Acropoli che ha disputato davvero una brutta partita, quella contro San Severo, soprattutto poco prolifica dal punto di vista realizzativo. Sicuramente mancava Romano, che è una guardia che pesa tanto nell'equilibrio della squadra, è un giocatore forte, fondamentale, ma non voglio essere una scusante, l'Acropoli deve riscattarsi. Procediamo con la breve lettura delle formazioni. Questa sera per la Polisportiva Basket Acropoli sono disponibili Buono, Romano, Serino, Cacace, Pongetti, Fiore, Antonietti, Palma, Nozzo, Lillo e Marulli. E intanto abbiamo visto il bel canestro di Davide Serino, che si riporta in attacco Martina Franca, lo fa in questo istante con il suo playmaker Danna. Poi attenzione, arresto e tiro sbagliato questa volta però da parte di Verri. Di nuovo Acropoli in avanti, Antonietti in terzo tempo, ringrazia Marulli per il bel lancio. Martina Franca di nuovo in attacco con il suo playmaker Danna, che batte Fiore, va dentro, attenzione passaggio sotto, era andato Serino a recuperare sull'avversario. L'Acropoli prende palla, va in avanti Marulli, velocissimo pallone dentro per Serino, che fa mandare a vuoto i suoi avversari. E realizza Davide Serino, 14-10. In attacco Martina Franca, attenzione, non lasciamo troppo spazio, non lasciamo troppo spazio, Danna va a segno. Buono, va dentro, pallone per Pongetti. Buono, va dentro, serve Palma, eccolo il tiro. Pallone sul ferro e poi esce, incredibile, pallone che viene sputato via dal canestro. In attacco all'Acropoli, Renato Buono, arresta il palleggio, no! Incredibile, passaggio lettissimo per Romano. Non va bene, non va bene. Di nuovo in attacco Martina Franca. Corre ripari dalla panchina, coach Paternoster, stanno per entrare Fiore e blocco di Pongetti, Marulli, va dentro Nozzorillo, il gancio di sinistro e realizza. Attenzione, tiro di Danna da tre punti, lo realizza. La prima metà di gara, Acropoli 30, Martina Franca 27, le squadre vanno negli spogliatoi. Quindi di nuovo in attacco Martina Franca. Attenzione, pallone dentro, incredibile, Lucas Raffaelli rimasto solissimo. Azione dell'Acropoli, buona riuscita, o meglio non tanto, poi alla fine va a prendersi un tiro forzato Serino, pallone che rotola lentamente sul ferro e poi esce. Ancora Marulli, va in palleggio, poi scarica fuori per Nozzorillo, che batte l'avversario, va al tiro da due punti e realizza finalmente. Nozzolillo va dentro in terzo tempo e realizza. Finalmente, forza ragazzi, forza, mettiamocela tutta, fino alla fine. Al tiro Martina Franca ha sbagliato, per fortuna, da Verri. Si riporta in attacco la squadra di Paternoster, arresto e tiro di Romano da tre punti. E realizza Riccardo Romano tra il boato del palazzetto. In attacco Martina Franca, la palma recupera un pallone prezioso, in attacco ancora l'Acropoli. 3 contro 3, va al tiro, Romano da 3 punti e finalmente va al tiro e realizza Riccardo Romano la bomba da 3 punti. Con calma adesso, con calma ragazzi, andiamo a fare canestro, non affrettiamo conclusioni, va dentro Buono, c'è spazio, Buono realizza. Subito Martina Franca prova a insistere, vuole trovare il canestro immediato, arriva il tiro da 3 punti e lo trova. In piedi molti tifosi dell'Acropoli qui al palazzetto, che vedono la vittoria vicina. Va a segno Renato Buono. Ancora Buono, 2 su 2 dalla lunetta, 65-58, 3 secondi. Ancora Martina Franca, il tiro da lontanissimo, finisce così. L'Acropoli torna alla vittoria dopo domenica scorsa, batte Martina Franca 65-58, il cielo è sempre più blu sopra Acropoli. Dal palazzetto Andrea Di Concilio, Giuseppe Schiavo vi saluta. Un saluto a tutti i telespettatori di Sette Scelte Edizioni Televisive.
Luca Straffaelli, uno che qui al palazzetto è sempre ricordato per quello che ha dato con la maglia dell'Acropoli. Quest'oggi avversario contro Martina Franca, che partita è stata stasera? Beh, una partita durissima, noi sapevamo che era difficilissimo venire a Acropoli e vincere, perché Acropoli sta tra le prime tre del campionato, quindi siamo venuti consapevoli che sarebbe stata una partita difficilissima. Siamo stati vicini, ma alla fine il valore della squadra Acropoli è venuto fuori gli ultimi minuti e purtroppo per noi abbiamo perso. Come livello del campionato, come vedi inserita l'Acropoli, come vedi inserita Martina Franca in base alle posizioni in classifica? Alla fine penso che Acropoli si sta là, è tutto merito suo. Noi stiamo pagando un po' la partenza in ritardo, che siamo partiti molto in ritardo, però alla fine penso che è una squadra molto buona, giovane, quella dell'Acropoli, con quattro piedine, diciamo, come Serino, Romano, Marulli, molto brave. Noi stiamo cercando di prendere la filosofia dell'allenatore e cercare di arrivare il più alto possibile. Che ricorda di Acropoli della promozione in questa categoria? Beh, indimenticabile. Mo stavo dicendo a tanti amici che ho qua che entrando col pullman qua uno le viene in mente tanti ricordi bellissimi, no? Alla fine è stata un'annata indimenticabile, per come è andata tutta l'annata. Quindi è sempre un'emozione, è sempre bello tornare qua e rivedere tante persone che ti vogliono bene. Siamo partiti un po' legati, soprattutto per il fatto che non riuscivamo a segnare da fuori. 0 su 8 i primi due quarti, primo quarto abbastanza male anche in difesa, perché comunque abbiamo subito 20 punti. E poi ne abbiamo subiti solo 7 al secondo quarto, dove ci siamo un po' ripresi. Ci mancava un po' di fiducia sul tiro, loro stavano tutti dentro in mezzo all'area, giustamente vedendo che non si faceva canestro, quindi ce li siamo tenuti parecchio punto a punto. Acropoli per lunghi periodi non è riuscita a segnare, questo è successo anche domenica scorsa, secondo te perché? È un motivo per l'avversario o per l'Acropoli che ha qualche difficoltà a volte ad attaccare? No, guarda, ti dico, a prescindere domenica scorsa, oggi era un po' una giornata strana perché parecchi tiri sono stati presi in maniera giusta, equilibrata, cioè quindi sono tiri che di solito segniamo, oggi è proprio una giornata storta il tiro e un po' ci siamo tra virgolette demoralizzati vedendo proprio queste percentuali basse. Ti ho detto, bastava un po' di fiducia, qualche canestro e poi si era iniziato a correre, a difendere e questo ci ha dato un piccolo break. Comunque Martina Franca non è che l'avevo sottovalutata, però non me l'aspettavo che stesse sempre legata alla partita in questa maniera. Comunque gli manca il lungo titolare, ha preso Delfini che oggi è entrato per la prima volta, quindi anche merito loro che ci hanno creduto fino alla fine.